Abbiamo raggiunto la Sardegna con una nave green. Sì, non ci credo. Riescono ad abbattere dell'80% gli inquinanti dei gas di scarica. Ci sono, esistono, comincia, è il futuro. Ragazzi, ora troviamo posto e arriviamo in Sardegna. Ciao Massimo. Rafa, beni benio. Che altre missioni abbiamo prodotto? Pernottamenti, pasti. Siamo stati a Pollica. A Pollica in attesa del grande sindaco Super Green. E abbiamo conosciuto il sindaco, promotore di una legge che ha fatto bene al mare. Ma lavorare sotto il sole alle 4 di pomeriggio da queste parti non si può. Grazie a questa legge i pescatori di tutta Italia, non solo di Pollica, devono riportare la plastica che raccolgono normalmente in porto per poterla quindi riciclare. Questo è un buon esempio e speriamo che venga implementato in tutta Italia. Sì, sì, è già così. Ottimo. Quindi dal calcolo, questa volta avete messo 1151 kg di CO2. Una tonnellata di CO2. Quanti alberi quindi? 100 alberi di cacao ad Haiti. Tante torte. E anche tanto lavoro. Assolutamente. Per gli abitanti di Haiti. E soprattutto ad Haiti è importante piantare alberi perché è una delle zone che è stata più deforestata anche a seguito dell'uragano, quindi uno dei posti più importanti di piantare alberi nel mondo. E noi ne mettiamo 100 adesso. In questa puntata avete inquinato tanto, piantiamo tanto.